Buongiorno, sono Sandro Calvani, sono un internazionalista. Per tutta la mia vita professionale, prima con la Caritas italiana, la Caritas internazionale e poi con le Nazioni Unite, mi sono occupato di conflitti. La gestione, la riduzione, la prevenzione dei conflitti tra le nazioni oppure quelli a carattere locale, all'interno delle città o all'interno delle famiglie o tra diversi gruppi sociali. Per questo, insieme a un collega, il professor Valerio Capraro, che insegna alla Università di Middlesex in Inghilterra, abbiamo dedicato alcuni mesi del nostro lavoro a analizzare i conflitti sociali moderni da diversi punti di vista e ci siamo focalizzati su quattro conflitti più importanti o più interessanti che sarebbe interessante e bello poter risolvere nella società contemporanea. Si tratta delle divisioni politiche, cioè il conflitto tra le destre e le sinistre, il conflitto tra le persone che vivono in un luogo e coloro che arrivano in un luogo, quindi tra gli autoctoni o gli indigeni e i migranti, il conflitto classico, antichissimo, millenario, tra gli uomini e le donne, e il conflitto moderno tra i fatti e le opinioni, cioè tra la verità e le fake news. Da questa ricerca che abbiamo condotto analizzando gli studi di un centinaio dei migliori sociologi e psicologi positivi contemporanei o recenti, è emerso questo libro, La scienza dei conflitti sociali, recentemente edito da Franco Angeli. Vi invito alla lettura e magari al commento di questo libro che noi abbiamo scritto in modo molto appassionato, dando del nostro meglio non solo della scienza, ma anche dell'esperienza vissuta dentro alcuni dei conflitti più gravi del nostro tempo. E per chi di voi lo vorrà commentare, nel sito di Franco Angeli sono pubblicate anche le nostre biografie, i nostri indirizzi email, e potremmo magari creare una rete di riduzione di conflitti per costruire insieme più felicità, in modo che le strade della nostra vita, ogni volta che incontriamo qualcun altro, siano un incrocio, un momento per costruire maggior felicità invece che maggiori contrasti tra di noi. Grazie e buona lettura.